La voce di Orticola, i podcast a tema botanico a cura di Orticola di Lombardia. Questo podcast vi invita alla visita di Orticola, la mostra mercato di piante, fiori e frutti rari, antichi e insoliti, che dal 1996 si svolge il secondo fine settimana di maggio ai Giardini Pubblici di Milano. Benvenuti! Una delle caratteristiche principali di Orticola, sin dal primo anno, è quella di presentare al pubblico collezioni di piante, di specie, varietà e cultivar tra le più interessanti. Ma cosa si intende per collezione? Si tratta di raccolte specializzate di piante, che si focalizzano su gruppi particolari, a tema oppure sistematiche. Le collezioni sistematiche, improntate su un rigido criterio di classificazione botanica, raccolgono specie e varietà di un unico genere o famiglia. Queste sono certamente le più interessanti in mostra. Ci sono collezioni del genere rosa o del genere peonia, due piante che producono fiori tra i più amati di sempre. Tra le piante del genere rosa potrete scegliere tra le cosiddette botaniche, cioè quelle selvatiche che crescono spontanee in natura, e le rose antiche, ottenute cioè dagli ibridatori ottocenteschi. Oppure potrete optare per le varietà moderne, i più conosciuti ibridi di Thea, e tra queste potrete sbizzarrirvi tra quelle italiane, inglesi, francesi, tedesche. Anche nel genere peonia c'è da scegliere, non solo per il colore o la grandezza del fiore, ma tra la forma erbacea e quella arbustiva, così diverse tra loro nelle stagioni. Ma le collezioni specifiche sono molte, e diversi tra i vivaisti di Orticola coltivano collezioni che hanno anche un valore scientifico e non solo estetico o di curiosità, tanto da essere censite dalla SOI, Società di Ortofloro-Frutticoltura Italiana fondata nel 1953. Si tratta di collezioni che raccolgono a livello nazionale il maggior numero di specie e varietà di un singolo genere, come la collezione di budleie, di agrumi, di garofani, di drosere e dionea, due piante carnivore affascinantissime, e di ortensie. Il loro nome scientifico è Hydrangea. In mostra troverete non solo le varietà della più nota macrofilla, le classiche ortensie dall'infiorescenza a palla, ma anche specie più adatte al sole, come arborescenza o quercifolia, dall'insolita foglia simile a quella delle querce, ma anche paniculata, dal fiore allungato, appunto, a panicolo. E ancora l'ortensia della specie aspera o serrata. Tra i fiori più particolari, però, non perdetevi la collezione di fucsia, la pianta dai bellissimi fiori pendoli, scoperta alla fine del Seicento nell'America centro-meridionale. In mostra potrete scoprire decine, se non centinaia, tra specie e ibridi diversi. E la collezione di Hoya, l'incredibile fiore di cera, che conta oltre 200 specie originarie del sud-est asiatico, della Polinesia e dell'Australia. E che dire delle iris, dal più classico giaggiolo agli ibridi americani, francesi e australiani, dai mille colori dell'arcobaleno e dall'incredibile profumo. E le tillandsie, le particolarissime piante epifite del continente americano che si nutrono d'aria, disdegnano la terra e crescono liberamente dove capita, sui rami degli alberi, sui fili della luce, sulle rocce, sui muri o sulle ringhiere delle case. E ancora collezioni di pelargoni, aceri, rododendri. Ma forse le più speciali sono le orchidee. In onore al tema di quest'anno, le piante più intelligenti, dalle incredibili capacità nell'attrarre gli insetti impollinatori e nei tanti modi che hanno sviluppato per riprodursi o nel crescere anche in mancanza di terra. Non solo le più note Phalaenopsis, ma anche Cymbidium, Cattleya e le specie spontanee in Italia. Insomma, di genere in genere, vi invitiamo a volare di fiore in fiore, di pianta in pianta, e a godere di tutte le piante più belle, particolari o affascinanti che gli speciali vivaisti di Orticola coltivano per voi. Per orientarvi meglio in questa ricerca, prendete il pieghevole con la mappa e cercate tutto ciò che più vi interessa. Buona visita! Continuate a seguire i podcast di Orticola di Lombardia sul sito www.orticola.org.